Buonasera, siamo giunti al nostro ultimo appuntamento per parlare della fascia meno giovane, ovvero quella anziana. È ormai noto ed è stato ripetuto più volte che rimanere chiusi per così tanto tempo ha scombussolato e indebolito psicologicamente. E questa fascia d'età, sin da subito, è stata indicata come una tra le categorie più a rischio. Ora, bisogna dire che il termine anziano è assai aspecifico. Infatti, i media tendono a definire tali i soggetti dai 60 anni in su, ma è noto che le persone, molte persone a quell'età e anche oltre, abbiano uno stile di vita piuttosto attivo. Quindi lavorano, viaggiano, si dedicano a loro volta ad altre persone. Lontane dunque da chi versa già in una condizione precaria di salute e ha bisogno di assistenza specialistica per molte ore. In questi ultimi casi, specialmente se in compresenza di declino cognitivo, bisogna intanto considerare una maggiore difficoltà a filtrare le notizie e a capire in modo adeguato quello che succede. E secondo poi, a chi sta loro vicino, bisogna dire che è necessario guidare con pazienza al fine di fornire in maniera chiara e precisa le istruzioni sulle misure precauzionali, avendo cura di ripetere tante volte quanto necessario, optando sempre per uno stile comunicativo sereno, tranquillizzante, che non vada ad aumentare in maniera esponenziale quelli che già sono gli stati d'ansia e d'agitazione preesistenti, perché intuiamo, come già detto in passato, quanto possa aver costituito un trauma il vedere indossare e indossare a propria volta delle mascherine, lavare e veder lavare le mani con una frequenza assai maggiore rispetto al solito, oppure il leggere nei volti circostanti paura, timore, preoccupazione. Oltretutto, adesso non si abbraccia più come prima, non ci si stringe più come prima ed è notorio che più si cresce e più si ha bisogno di contatto. Le notizie che sentiamo spesso riguardano proprio questa fascia d'età. Parole chiave: delicatezza e pazienza. Gli anziani potrebbero chiaramente sentirsi oggi più soli, più sospettosi, più nervosi. Potrebbe esserci un aumento dei sintomi psicotici laddove presenti, potrebbe esserci un aumento dei brutti pensieri legati alla malattia, si potrebbe sperimentare la contraddizione del sentirsi al sicuro nella propria casa, nella propria abitazione, nel proprio alloggio e allo stesso tempo reclusi in gabbia. Quindi è vero anche che questa è un'età molto difficile perché è un'età in cui il centro di tutto generalmente è il benessere personale e si palesano anche in maniera piuttosto chiara le preoccupazioni relative a questo benessere. A volte in modo cocciuto, pretendendo di avere ragione ed essendo poco predisposti all'ascolto. Quindi questo io lo so, è un atteggiamento che può far innervosire, però bisogna considerare due aspetti. Il primo è che gli anziani si adattano molto meno bene ai cambiamenti rispetto, per esempio, ai bambini. E secondo poi, questa è una generazione che, nella stragrande maggioranza dei casi, ha alle spalle il superamento di situazioni molto difficili, molto dolorose e quindi questo può portare da una parte ad una sottovalutazione del rischio attuale, del pericolo attuale e dall'altra ad un meccanismo di difesa che è la negazione. Per dirlo in termini semplici, se io nego completamente l'esistenza del pericolo, in automatico mi sento più forte. Poi c'è anche da dire che so di non essere più giovane come un tempo, mi sento trattare a volte, tra virgolette, come un vecchio e questo può pungolare il mio orgoglio e quindi portarmi, a volte esagerando, a voler dimostrare di essere ancora in grado di. Ecco, qui tocca ancora una volta armarsi di pazienza reciproca per far sì che ci sia un ambiente il più possibile gioviale dove possano emergere serenamente le rispettive insicurezze, ribadendo un concetto fondamentale, che è quello che non è che ad una certa età vengono date delle limitazioni all'autonomia personale perché si è meno capaci, no, anzi, il tutto dipende dal fatto che si è molto preziosi e dal fatto che questa è una situazione di oggettivo pericolo che ci ha visti coinvolti tutti quanti. Sicuramente, quindi, quando i figli o chi sta vicino fa delle raccomandazioni, dà delle raccomandazioni, lo fa perché è mosso dall'affetto, dal sentimento, quindi dal desiderio di protezione. Oltretutto, se immaginiamo chi non ha più al proprio fianco le figure di riferimento, che ai propri cari lontani, capiamo ancora meglio la vulnerabilità a cui tutto questo può portare. L'atto più curativo rimane la presenza, quindi darsi la possibilità di essere vicini, magari rifacendosi alla tecnologia e contattando, se necessario, qualcuno che possa insegnare l'utilizzo del telefono laddove è necessario, quindi telefonate, videotelefonate, invio di foto, invio di messaggi, avendo cura sempre, nel mentre della conversazione, di optare per tematiche rasserenanti, piacevoli, leggere, discorsi improntati sulla fiducia. Benissimo anche parlare di un progetto, di un evento futuro, anche in questo caso, quindi l'organizzazione di una festa, un compleanno. È importante sottolineare che il comunicare contrasta il deterioramento cognitivo e oltretutto migliora il linguaggio, quindi davvero un beneficio a 360 gradi. Se si è vicini si può optare per le attività di interesse e tra le più comuni e frequenti ricordiamo il giocare a carte, il lavorare a maglia, cucinare
cucinare una buona torta, si possono condividere bei pensieri, ci si può dedicare all'ascolto, al racconto di quella che è stata ed è ancora la propria personale storia di vita, perché no? Se la situazione lo permette, si possono anche insegnare o imparare delle nuove abilità. Tra l'altro è bene mantenere il più possibile un ritmo del sonno stabile, una regolarità nei pasti, una regolarità anche nelle terapie mediche preesistenti, se c'erano, muoversi all'interno della propria abitazione o del proprio alloggio e anche al di fuori, se possibile, nei dintorni. Con le dovute precauzioni si possono anche riprendere le chiacchiere col vicino, oppure attività come andare a comprare il giornale. E a riguardo bisogna dire che anche in aiuto a chi non è autosufficiente si sono mobilitati in tantissimo in tutta Italia e quindi vuole essere quella, non avere timore o vergogna di chiedere aiuto, anzi farlo serenamente contattando chi può darci una mano. E veniamo alle domande di oggi. Allora, la prima è quella da parte di Rosa che mi scrive di avere una mamma anziana ma autosufficiente e in salute, che però è molto impaurita dall'idea del tornare ad uscire di casa e quindi aggiunge che cosa posso fare. Allora, Rosa, sicuramente bisogna premettere che ci troviamo davanti ad una situazione di conflitto, perché se da una parte il non mettere le distanze ancora oggi costituisce un rischio, dall'altra il metterle può portare all'insorgere di altri problemi. E quindi avrei sicuramente sentito parlare della sindrome della capanna, che altro non è quello di cui mi scrivi tu, ovvero il timore nel lasciare la propria abitazione, il proprio alloggio. Sicuramente c'è da dire che anche in una situazione che a me non piace, io posso trovare delle comodità, delle certezze, la cosiddetta zona di comfort che è difficile da abbandonare. Nella sindrome della capanna, poi la paura non è tanto relativa al timore del contagio, quanto più proprio alla difficoltà psicologica nel tornare a vivere, nel tornare al riaprirsi alla vita, che tra l'altro è un fenomeno molto frequente tra chi non è abituato a lunghe degenze, a lunghi periodi in casa. Sicuramente la vera verità è una. Ed è sola, ed è che questa è una situazione nuova per tutti, e quindi poi la ripresa dipenderà moltissimo, avendo tutti i caratteri e personalità diverse, dalla resilienza di ognuno, dalla forza di ognuno. Le ricerche psicologiche comunque ci suggeriscono che chi soffre della mancanza di relazioni stabili, di relazioni significative, è più soggetto a sperimentare questo tipo di paura. E quindi, in buona sostanza, che cosa si deve fare? Si deve puntare tantissimo sul sostegno sociale e sul sostegno affettivo. Se mai poi si manifestasse un cambiamento preoccupante, se mai l'ansia diventasse troppo invalidante, si può e anzi si deve chiedere aiuto, così da adattare un intervento sulla base dell'esigenza attuale. I campanelli d'allarme principali sono i disturbi del sonno, l'umore basso e l'eccesso di pensieri negativi. La seconda domanda invece ci arriva da Giovanni, che mi chiede: quali sono gli aspetti psicologici di una persona con disabilità durante la permanenza domiciliare forzata dal coronavirus? Allora, bisogna dire che le disabilità, ma soprattutto le persone, perché di persone che si parla, sono diverse fra loro. Quindi, di che tipo di disabilità parliamo? È una disabilità mentale, una disabilità fisica, tutte e due? Questo perché quello che prova Tizio non lo prova Caio. Però, se vogliamo provare a dare una risposta generale, così come generale la domanda, possiamo dire che sicuramente in questi casi fa la differenza l'autopercezione. Quindi, come mi percepisco se mi percepisco rispetto alla mia disabilità? L'ho accettata, l'ho elaborata, è per me motivo di rabbia, motivo di frustrazione? È importante rispondere a queste domande perché poi qui che si giocano gli aspetti legati, no, alla pandemia globale, al coronavirus, perché se io di base vivo male, vivo con molta limitazione quella che è la mia condizione di disabilità, chiaramente una situazione del genere può avermi portato ad una massima esasperazione. In caso contrario, i sentimenti esperiti potrebbero non differire molto da quelli di chiunque altro. E quindi siamo arrivati proprio alla fine oggi di tutto e è doveroso fare un ringraziamento davvero sentito a chi mi ha ascoltato, a chi mi ha seguito, a chi mi ha palesato la sua stima. Vi ringrazio davvero per la partecipazione, per le domande e ci terrei a lasciarvi con una frase che a me è molto cara, che è una frase che uso nel lavoro ma non solo, una frase di Swindoll. E la frase in questione è: la vita è per il 10% quello che ti capita, per il 90% quello che tu decidi di farne.